Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Piacere di conoscervi a chi non mi conosce. Allora, aspettiamo qualche minuto ancora per l'inizio della diretta. Ditemi se riuscite a sentirmi, se l'audio si sente. Ok, ciao, ciao a tutte. Grazie per innanzitutto la vostra partecipazione. Perfetto, grazie. Aspettiamo solo qualche minuto ancora per insomma, dare inizio a questo webinar che vi avevo appunto preannunciato, il cui tema è quello del rilassamento, dell'attività di rilassamento per bambini. Ciao, ciao a tutte. Ho preparato delle slide che mi condurranno un po' in questa. Ciao Anna, grazie. E ho preparato delle slide, vi dicevo, che mi condurranno un po' in questo webinar nel presentarvi una serie di proposte. E adesso le vedete qui rimpicciolite, poi le vedrete per intero. E direi di iniziare, che dite? Bene. Ciao, ciao a tutte. Ok, dai, cominciamo. Cominciamo. Ciao, ciao Pasquina, ciao Maria Rosaria. Grazie, grazie per la vostra partecipazione. Dunque, qual è lo scopo di questa diretta Facebook in questa modalità non formale? Normalmente, insomma, tengo webinar e seminari in ambiti istituzionali, come appunto tecnica della scuola, leggo di diverse, insomma, insegnanti che mi seguono su tecnica della scuola, per la quale tengo diversi webinar ogni mese. Tra l'altro vi anticipo che sono stati programmati webinar anche per il mese di luglio. Ritorna il webinar su favole in yoga che molte volte insomma mi è stato chiesto, quindi siamo riusciti ad organizzare un altro webinar. Poi via via vi fornirò tutte le informazioni, troverete qui sulla pagina Facebook. Quindi dicevo, questa modalità non formale, più immediata qui su Facebook per parlarvi del rilassamento. Dunque, in questo periodo è inutile dirci che tipo di periodo abbiamo trascorso, soprattutto per quanto riguarda i bambini. C'è sicuramente da doversi adattare, riadattare, reinventare. E in quello che è l'educazione al movimento, che è il mio ambito, e quindi tutto quello che riguarda l'aspetto motorio, ovviamente il distacco, il distanziamento, il fatto di dover stare lontani incide molto e insomma va necessariamente rimodulato. E sicuramente partire da una consapevolezza corporea e quindi dalla bellezza della scoperta di sé, di un'acquisizione delle proprie capacità
attività motorie, della conoscenza del proprio corpo, è un elemento fondamentale, un elemento che ci porta anche in questa situazione ad affrontare queste nuove sicuramente modalità di confrontarci e di stare insieme ai bambini, dove magari eviteremo giochi di movimento che necessariamente prevedono un contatto. E quindi giochi di squadra che magari diventano un po' più complessi da mitigare con quelli che sono gli obblighi nuovi. E quindi potrebbe, ecco, in questa direzione rilevarsi utile l'idea di tornare a un lavoro su se stessi, sul proprio corpo, di presa di consapevolezza di se stessi. E quindi partire dal rilassamento, il rilassamento che è una pratica che si impara perché assolutamente va presa, va praticata, è un vero allenamento anche quello del rilassamento e può essere assolutamente utile per ritrovare un equilibrio con se stessi, ritrovare un equilibrio corporeo e quindi lavorare in questo senso, con una maggiore consapevolezza di sé, che poi sicuramente trae i suoi benefici anche nella relazione con gli altri. Allora, ciao, ciao a tutte. Vi metto quindi in presentazione le slide. Come vi dicevo, le ho preparate proprio al fine di condurre un po' questo nostro appuntamento pomeridiano sul rilassamento per bambini. E mi presento velocemente per chi non mi conosce, mi occupo appunto di sviluppare programmi di educazione al movimento, focalizzando l'attenzione sull'approccio all'educazione al movimento, ludico, creativo, lavoro quindi nella direzione di accompagnare i bambini in questo percorso di scoperta del proprio corpo, di sviluppo delle capacità motorie, attraverso un approccio ludico, quindi attraverso il gioco, ma un approccio che va a valorizzare soprattutto la creatività, la fantasia motoria. E in questa direzione ho ideato alcuni programmi che lavorano appunto in questo senso, a partire dal Cantaballo, ad esempio, che è il programma di educazione al movimento che si basa sulle canzoni che ho scritto, e quindi è un programma di educazione motoria, e su ogni canzone si sviluppa un percorso, un gioco, un'attività che va a potenziare, a sviluppare quelli che sono i requisiti e le capacità motorie di base attraverso la canzone. Le fiabe, e quindi cosa può aiutare i bambini se non il racconto fantastico, se non l'avventurarsi in personaggi, in situazioni, in ambienti? E quindi la fiaba è un grande strumento che ci permette di incentivare il movimento nei bambini. E poi ancora un po' troverete tutte le informazioni sul mio sito, delle diverse attività appunto che ho ideato. Partiamo a dire che cos'è il rilassamento. Rilassare, dal latino relaxare, significa allentare, distendersi fisicamente e mentalmente, liberarsi da uno stato di tensione nervosa, mettersi in stato di decontrazione. Il rilassamento quindi incide sia da un punto di vista fisico, perché va ad allentare le tensioni muscolari, va a distendere i muscoli, e questo necessariamente va ad agire in modo positivo sull'aspetto psicologico, sull'aspetto della sensazione di ansia, di paura, e quindi ci crea una sensazione di benessere. Corpo e mente non sono assolutamente scissi, ma camminano di pari passo, c'è una stretta connessione tra quello che succede a livello corporeo e quella che è la nostra mente, il nostro benessere anche mentale, per cui raggiungere e allenarsi nell'attività di rilassamento ne porta benefici sia al corpo ma anche alla mente. Pensiamo al fatto quando siamo nervosi, stressati, a quanto questa situazione di disagio e comunque di una situazione che da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista psicologico, ci mette in uno stato di stress,
Quanto questo va ad incidere anche sul nostro corpo e quindi anche sulla nostra postura ne risente. Diversamente, quando abbiamo e siamo invece in un atteggiamento distensivo, sereno, anche la nostra postura assume una posizione totalmente diversa. Quindi il rilassamento è una tecnica, possiamo definirla una vera e propria tecnica che, come dicevo, si impara, per questo è importante educare i bambini fin da piccoli ad apprendere il rilassamento, una tecnica che ci aiuta a distenderci, ma sia da un punto di vista fisico sia da un punto di vista mentale. Quindi ci dà questa sensazione di benessere. Come vi dicevo, è importante fin da bambini educarli a questa sana abitudine, all'abitudine di rilassarsi, di acquisire delle tecniche di rilassamento, di percepire il rilassamento per l'acquisizione di un corretto stile di vita. Ma andiamo nello specifico, a cosa serve il rilassamento nel bambino? Ho focalizzato alcuni punti sui quali appunto possiamo concentrarci per capire perché dovremmo fare attività di rilassamento con i bambini. È sicuramente abbastanza intuitivo se si pensa allo stress a cui sottoponiamo i bambini al giorno d'oggi, ma anche a quello che è al di là della situazione che abbiamo tutti vissuto in questo momento, in questo periodo storico. Anche quello che è lo stress dovuto a magari un prolungato stare davanti ai dispositivi digitali, alla TV, ai videogiochi, un sovraccaricare di immagini, di suoni, di attività ai bambini li porta sicuramente in stati di agitazione. Il rilassamento quindi a cosa può servire? Può servire sicuramente ad aiutarli a recuperare le energie, ritrovare la calma, aumentare la concentrazione. È stato studiato, è stato appunto assolutamente provato che il rilassamento aiuta la concentrazione. La mente è più predisposta quando, ad imparare, ad apprendere nuove cose quando è rilassata. A diminuire lo stress muscolare e mentale, acquisire una maggiore consapevolezza di sé, regolare l'umore, canalizzare le energie, raggiungere uno stato di benessere, migliorare la circolazione sanguigna, diminuire l'angoscia, arricchire la sensibilità. Come vi dicevo, il rilassamento quindi si impara, si allena e si pratica quotidianamente. Quindi, come vi dicevo, è assolutamente importante aiutare i bambini fin da piccoli, abituarli al rilassamento, anche perché, come vi dicevo, aiuta a migliorare la concentrazione. Il problema della concentrazione è un problema che riscontriamo nei bambini di oggi, ma se ci pensiamo anche negli adulti, il fatto di essere sovraccaricati continuamente di informazioni, di richieste, di messaggi comunicativi che arrivano ovunque. Prima bisognava accendere la televisione o leggere i giornali, adesso invece è un continuo essere bombardati da comunicazioni, da messaggi, non solo appunto da quelli che vengono dai nostri amici e parenti, ma se pensiamo anche da un punto di vista dei messaggi pubblicitari che sono ovunque. Tra l'altro, questa è una problematica che appunto viene studiata anche da un punto di vista comunicativo, dove si percepisce la difficoltà di catturare l'attenzione delle persone. Quindi la concentrazione è un problema importante, riuscire ad educare la concentrazione. È un elemento assolutamente importante che può essere appunto privilegiato, può essere condotto attraverso l'educazione al rilassamento. Rosangela mi dice che non riesci a sentirmi. Fatemi sapere se è un problema solo di Rosangela o se c'è. Se è un problema diffuso, così vediamo di rimediare. Ok,
Quindi eravamo sul a cosa serve il rilassamento. Il rilassamento nel bambino serve, appunto, come abbiamo detto, a canalizzare le sue energie, a consentirgli di aumentare e migliorare la concentrazione e a favorire anche la capacità di apprendimento, perché si impara di più quando si è rilassati. Le informazioni sono più accessibili quando le onde cerebrali seguono un ritmo più lento. Quindi questo è un altro aspetto importante del rilassamento, perché ci consente di capire questo aspetto, e cioè che attraverso il rilassamento si impara meglio, si riesce meglio ad imparare, ad apprendere, si libera, si sgombra la mente dalla confusione e quindi ci si riesce a focalizzare, quindi educare il bambino, accompagnarlo durante la giornata con esercizi, con attività di rilassamento, porta a una serie di benefici, tra cui quello di sviluppare e di aiutarlo nelle capacità di concentrazione, perché vedremo ci sono attività che con rilassamento ci consentono di focalizzare l'immagine, di appunto fare uso dell'immaginazione guidata e quindi di guardare no davanti ai nostri occhi, di vedere delle immagini, di ricostruire mentalmente delle immagini, di concentrarci mentalmente su delle situazioni. Tutto questo quindi allena la nostra mente ad un lavoro di concentrazione, di analisi specifica su una determinata situazione. E quindi questo giova sicuramente nel bambino quando si troverà appunto a dover apprendere, a dover imparare. E quindi vi dicevo quest'altro aspetto importante del rilassamento. Andando avanti, andiamo a capire come si crea una situazione, diciamo, rilassante, come si portano i bambini a un'attività di rilassamento. Innanzitutto occorre prepararsi. Prepararsi al rilassamento significa creare un'atmosfera che infonde calma, limitare i rumori, rendere l'illuminazione fioca, modulare la voce usando un tono calmo, distensivo, osservando anche momenti di silenzio. Quindi è fondamentale, appunto, creare anche un ambiente adatto per portare i bambini al rilassamento. Cosa significa? Che appunto l'attività di rilassamento nei bambini, sì, Marina, adesso arrivo, leggevo un commento di Marina interessante. L'educare i bambini al rilassamento significa anche assolutamente andare a definire che stiamo facendo un'attività di rilassamento, quindi prepararli. Prepararli significa sia enunciare chiaramente l'attività che si va a fare, quindi dargli una organizzazione mentale, per cui ora è il momento di fare un'attività di rilassamento, quindi dirlo chiaramente in questo senso, sia preparare anche l'ambiente che c'è attorno a favorire il rilassamento. Il nostro tono di voce cambia, si cercano di limitare i rumori, se abbiamo la possibilità di usare una musica di sottofondo è sempre utile per favorire questa distensione e predisporsi mentalmente a questa situazione. E quindi un ambiente ovviamente ordinato, creare un piccolo angolo rilassante. Se siamo a casa possiamo pensare di allestirlo magari insieme ai bambini, un piccolo angolo rilassante. A scuola possiamo enunciare l'arrivo dell'attività di rilassamento. Come diceva Marina, sarebbe bene iniziare una lezione con attività di rilassamento e ripeterla durante la mattinata scolastica. Sarebbe auspicabile un tipo di
di approccio in questo senso. Le attività di rilassamento possono anche essere fatte a inizio giornata, non è detto che dobbiamo farle a fine giornata quando siamo già esausti, ma ecco, come diceva Marina, possiamo iniziare, immaginare di iniziare la giornata con un esercizio, un piccolo gioco di rilassamento che ci aiuta a focalizzare, a mentalmente pulire in un certo senso il caos e dare quella preparazione ai bambini e di un momento di concentrazione, di calma, quindi si respira. I modi di rilassarsi non sono complessi, non richiedono grandi spazi, come ad esempio richiedono i giochi magari di squadra, non richiedono grandi oggetti. Davvero con poco ci si può rilassare. È importante però sicuramente la metodologia, cioè come arriviamo a proporre la di rilassamento, come creiamo questa situazione che crea e agevola il rilassamento nei bambini. Come lo yoga o ti riferisci anche a un'attività manuale, dice Paola. Sicuramente lo yoga è una delle discipline che favorisce il rilassamento. Quelle che adesso oggi vi vado a proporre sono dei giochi di rilassamento, quindi sono piccole attività che insieme ovviamente alle numerosissime proposte che esistono di attività di rilassamento adatte ai bambini, lo yoga è sicuramente una disciplina che facilita, agevola questo tipo di approccio. Le attività manuali come anche disegnare, anche quella è un'attività assolutamente rilassante. Quindi sono tantissime le attività che si possono fare. Oggi vi proporrò una serie di piccole attività, di piccoli giochi, di piccoli spunti che poi autonomamente possiamo inserire durante la giornata piuttosto che a inizio giornata, eccetera. Leggo Franci, nella mia esperienza ho visto che è meglio iniziare la mattina con un'attività motoria che attivi l'inerzia cognitiva del mattino, cioè che risvegli. Sì, anche questo è assolutamente un buon metodo, nel senso che fare un'attività motoria e quindi un po' come nelle scuole insomma, finlandesi, nordiche del Nord Europa, c'è questa abitudine in considerazione del fatto che corpo-mente sono strettamente connessi e l'attività motoria facilita e agevola l'apprendimento. Quindi c'è una forte scissione tra il sentirsi bene con il proprio corpo e il prepararsi a un'attività cognitiva. Quindi sì, nel senso che possiamo sperimentare, se vediamo che sono bambini eccessivamente che arrivano magari a scuola già con un carico di stress e hanno un carico di ansia per varie situazioni, potremmo pensare di farli scaricare con un'attività motoria e poi segnare il passaggio tra l'attività motoria e l'attività cognitiva che va a iniziare con un piccolo esercizio di rilassamento. Quindi possiamo assolutamente sperimentare. Claudia ci dice: nella mia sezione lo facciamo subito dopo la mensa nell'angolo morbido con musica classica e l'ascolto di una breve storia. Esatto, quindi durante l'attività scolastica possiamo effettivamente scegliere il momento che ci sembra più opportuno per incentivare, insomma, questa sensazione di benessere che andiamo a regalare ai nostri bambini, ma che andiamo anche ad educare, cioè andiamo a fargli fare un'attività che li porta all'acquisizione di uno stile di vita. Che sia uno stile di vita, appunto, dove il rilassamento entra in una pratica, proprio in una dinamica di modo di approcciarsi alla quotidianità.
Quindi è assolutamente da incentivare, non c'è una regola fissa, nel senso che possiamo ecco, sperimentarlo in base a cosa succede durante la giornata, in base a come vivono i nostri bambini. Sicuramente possiamo provare un'attività di questo tipo e sperimentarla sui nostri bambini. Francesca dice il rilassamento, tutto ciò a cui presti un'attenzione consapevole. Assolutamente sì, la consapevolezza, la concentrazione, le cose che ci dicevamo prima, sono tutti elementi che vanno a lavorare in questo senso. Quindi, in generale, abbiamo visto che cosa, in che modo può servirci il rilassamento e può servire al bambino il rilassamento e dicevamo come incide anche sulla possibilità di liberare la mente da stress, da confusioni e predisporsi anche all'apprendimento. Abbiamo visto come possiamo prepararci al rilassamento, ecco, ne abbiamo un po' già parlato, quando proporre il rilassamento ai bambini. Dopo un'attività con grande dispendio di energia, prima di andare a dormire, piuttosto che lasciare i bambini avanti alla TV, possiamo proporre un'attività di rilassamento prima di andarle a dormire, in modo da conciliare il sono. Anche prima di iniziare la giornata, come dicevamo, può essere una buona occasione. O un momento preciso e prevedibile, tutte le volte in cui semplicemente i bambini ne hanno bisogno. Normalmente l'abitudine di fare attività di rilassamento può prevedere insomma 2 o 3 volte al giorno uno o due giochi di breve durata. Potrebbe essere questa una sorta di ripetitività tale da creare uno stile di vita, come dicevamo. Allora, nei bambini il rilassamento come va proposto? Attraverso il gioco. I bambini, soprattutto piccoli, è difficile farli rilassare restando passivi e immobili. Occorre quindi educarli a provare piacere nel rilassamento attraverso il gioco. Quindi il gioco è sicuramente, soprattutto quando si tratta di un'attività che non hanno mai fatto, non hanno mai conosciuto, è assolutamente il modo più agevole per approcciare questa nuova attività. Il gioco costituisce un modo rassicurante per andare incontro a ciò che è sconosciuto e a ciò che è nuovo, proprio perché andiamo ad avvicinarci, ad approcciarci ai bambini con questa nuova attività e lo facciamo nel modo che è a loro più consono, quindi attraverso un gioco. Dove possiamo proporre attività di rilassamento ai bambini? Ovviamente è fondamentale lavorare sempre in sicurezza, quindi occorre uno spazio comodo, dove i bambini si possano muovere a proprio agio. Usiamo una superficie dura. Spesso si pensa che il rilassamento, quando parliamo soprattutto di un tipo di rilassamento che non è semplicemente dormire, il tipo di attività che vi propongo oggi è un'attività di rilassamento dove lo scopo è quello di acquisire una consapevolezza delle capacità di rilassamento del proprio corpo e di come un muscolo da uno stato di tensione può arrivare a uno stato di distensione. Quindi è questo l'obiettivo che ci diamo, non è semplicemente dormire e quindi sicuramente mi rilasso, ho bisogno di una superficie morbida. Usiamo una superficie dura perché è attraverso l'impatto con una superficie dura riesco meglio a rilassare, a distendere, a sentire la distensione del muscolo. Svolgiamo l'attività in luoghi ben areati, freschi e familiari per il bambino. Ovviamente l'ambiente incide perché se un ambiente familiare aiuta il bambino a sentirsi a proprio agio, quindi è più predisposto a un'attività di rilassamento. Alcuni flash sui quali concentrarci. Il rilassamento è soggettivo, occorre rispettare il ritmo di ciascun bambino e dargli l'esempio, affrontando l'attività con un atteggiamento disteso e calmo. I primi a dover credere in questa attività e a dover predisporsi in modo positivo verso questa attività dobbiamo essere noi, cioè chi propone l'attività di rilassamento.
La respirazione è un elemento fondamentale, occorre iniziare l'attività creando una situazione di fantasia e terminarla in modo graduale e non brusco. Possiamo ripetere lo stesso gioco 2 o 3 volte, ovviamente non è il caso né di eccedere, di fare troppe volte la stessa attività e magari una piccola pausa tra un gioco e l'altro. Non dobbiamo avere fretta, ma occorre trasmettere piacere ed essere positivi. Quindi, come vi dicevo, le attività di rilassamento che vado a proporvi, sono quelle dove andiamo a prendere una consapevolezza dello stato di rilassamento del nostro corpo, della capacità di rilassarsi del nostro corpo. Vediamo, perdonatemi, arrivo alle vostre domande. Roberta, ciao Roberta, lo faccio dopo l'attività motoria. Assolutamente, se noi abbiamo un'ora a disposizione dove vediamo i bambini, facciamo attività motoria, è auspicabile che l'attività motoria in un'ora di lezione finisca con il rilassamento, perché lo standard di una lezione motoria è riscaldamento, parte centrale, rilassamento, anche per una questione proprio di lavoro muscolare, dove il muscolo si è allenato, poi alla fine va disteso, va allungato perché non rimanga contratto. Allora, Paola mi chiede le slide, se mi mandate la mail, io posso anche assolutamente mandarvele queste slide, vi mando il file, mi scrivete nel vostro, nel, nella mia, insomma, nella mia pagina. Mi mandate un messaggio con la vostra mail e vi invio le slide. Allora, Daniela, si può utilizzare un materassino o una coperta? Allora, adesso che entreremo nel vivo dei giochi che vi propongo, appunto, insomma, vedremo che i giochi che vi propongo sono dei giochi che agevolano il rilassamento corporeo, come vi dicevo. Quindi non è semplicemente mettiamoci in un angolo rilassante e riposiamoci. Ovviamente anche quello, il rilassamento, anche quello è un'attività importante. Lasciare i bambini liberi, rimanete seduti, fate anche non fare nulla è rilassamento, cioè stare buoni in un angolo, semplicemente accovacciarsi su un cuscino piuttosto che su una coperta ed essere liberi di rilassarsi, anche quello è rilassamento. Nel mio caso, cioè nelle attività che vi propongo oggi e nelle attività di rilassamento di cui parlo, e appunto l'obiettivo è quello di andare a lavorare sulla consapevolezza del proprio corpo, sull'allungamento, poi vedremo le diverse tecniche che vado a suggerirvi, e prendere consapevolezza delle capacità di rilassamento del nostro corpo, del passare da uno stato di tensione a uno stato di distensione e di allungamento. È ovvio che dopo questo giochino, questa attività, ci può stare, addormentiamoci sulla copertina piuttosto che mettiamoci sul materassino, eccetera, o semplicemente, appunto, riposiamoci in modo libero. Quindi l'obiettivo che, appunto, intendo trasferirvi in queste attività che vi propongo è di questo tipo. Per cui vi dicevo una superficie dura perché io necessito, dura ovviamente coperta da un piccolo tappetino, da un piccolo materassino, ma non ad esempio il materasso, no? Che diventa poi morbido. Per sentire bene il rilassamento dei muscoli del proprio corpo, perché se la superficie è troppo morbida, necessariamente vado a creare una contrazione muscolare per reggermi su una superficie che è molto morbida, e che quindi non mi dà quell'impatto tale dove io posso percepire la differenza tra contrazione e rilassamento del corpo. Quindi questo è, come vi dicevo, un po' l'obiettivo delle attività che vi vado a proporre. Quindi, tornando alle slide, vi dicevo, come possiamo iniziare, come possiamo approcciare una
una piccola pausa di rilassamento, un piccolo esercizio di rilassamento. Innanzitutto creando una situazione di fantasia. Come vedremo nelle varie proposte che vi dirò, andiamo ad introdurre con l'approccio ludico e quindi attraverso un gioco, questo gioco, andiamo a proporre l'attività di rilassamento che diventa sempre un'attività di rilassamento attivo, non è passivo, ma è attivo, cioè io devo fare qualcosa per percepire il rilassamento del mio corpo. Quindi creo una situazione di fantasia per aiutare i bambini attraverso un altro elemento che agevola il rilassamento, che è l'immaginazione. E poi è fondamentale terminarla in modo graduale l'attività, non in modo brusco. E quindi dare un inizio e una fine, a meno che il bambino non lo stiamo accompagnando al sonno e quindi ovviamente se l'attività di rilassamento è finalizzata a farlo addormentare, il bambino poi si addormenterà. Ma se stiamo nell'ambito di una giornata dove il nostro obiettivo non è addormentarci, ma è ricaricarci e riacquisire consapevolezza e distenderci mentalmente da una situazione di stress, siamo stati troppo indaffarati, ci siamo caricati di tante attività, quindi adesso ci rilassiamo. Lo facciamo con un'attività che è transitoria e ci aiuta a passare da una situazione ad un'altra con un gioco che ha una breve durata, quindi lo ripetiamo 2 o 3 volte massimo. E viene poi, entriamo diciamo in questa nuvoletta, in questo piccolo spazio di rilassamento, ne usciamo in maniera graduale, siamo pronti con una nuova energia, con una nuova vitalità ad entrare nel vivo di un'attività, a proseguire le attività della giornata. Non dobbiamo avere fretta perché dobbiamo assolutamente rispettare il ritmo dei bambini e quindi è fondamentale, non tutti magari si rilasseranno allo stesso modo, molti a volte capita. Non so, la vostra esperienza, però a volte capita che, spesso i bambini, quando si cominciano a fare queste attività, tra di loro ridano, si sentano un po' imbarazzati, quindi dobbiamo portarli gradualmente, magari non sono ancora pronti, dobbiamo rispettare i loro tempi. Quindi, anche questo è un aspetto fondamentale. Michelina diceva anche le attività che proponi sono date ai bambini del nido, fascia 0-3 anni. Allora, Michelina, ora le vedremo. Partiamo però le attività che propongo da bambini di almeno 3, dai 3 anni in su, perché come vi dicevo, il rilassamento che propongo è un rilassamento attivo, non è passivo, non è la canzoncina che io ti canto, che è una ninna nanna, e ti agevola a rilassarti. È un rilassamento dove io ti chiedo di fare delle attività, dove tu devi prendere consapevolezza attraverso queste attività di cosa significa rilassarti, di cosa significa allentare la tensione in un muscolo, di cosa significa concentrarsi e visualizzare mentalmente un'immagine e stare dentro quell'immagine che abbiamo visualizzato. E quindi se io ti creo, ti costruisco un'immagine, dentro quell'immagine tu immaginerai di sentire degli odori, di sentire dei profumi e quindi di sentire la distensione, la calma che quel profumo, che quella situazione crea. Quindi questo è il senso. Attenzione a distinguere le due cose. Attenzione a distinguere, bambini, riposiamoci perché siete stanchi. Assolutamente sì, cioè è ovvio che è giustissimo. Siamo stanchi, fate, buttatevi, sedetevi, dormite. Dalla situazione in cui i bambini adesso studiamo, cioè capiamo. Lavoriamo sul rilassamento. Ovviamente noi gli diremo, bambini, studiamo il rilassamento, ma gli diremo, bambini, adesso facciamo un gioco di rilassamento. Ok, Francesca, perdonami, bloccata. In che senso? Non riesci a sentirmi? Spero sia chiaro questo concetto. Distinguere quindi queste due situazioni. Educare i bambini alla percezione del proprio corpo e alle capacità di rilassamento che ha il nostro corpo e che vanno allenate. Quindi andiamo nel vivo. Fatemi sapere se è tutto chiaro, se avete delle domande.
se ci sono delle problematiche. Quindi vi dicevo, per i piccini del nido 0-6 anni, 0-3 anni, perdonami, possono essere sicuramente proposte queste attività, ma in loro non vedremo l'effetto che ovviamente ha l'attività quando, con i bambini più grandi, dove invece, gli andiamo a chiedere di lavorare nella direzione del rilassamento e quindi assolutamente di provare, di sperimentare, l'allungamento corporeo, la respirazione, e quindi tutti quelli che sono gli elementi che lavorano in questa direzione. Allora, ditemi se ci siamo, così partiamo con le proposte che vi ho preparato. Allora, andiamo con una prima tecnica, una vera e propria tecnica, contrazione e rilassamento. Passiamo cioè da una situazione di contrazione muscolare al rilascio progressivo dei muscoli. E ora arrivo a quelli che sono gli esempi. Quindi, cosa succede nella prima tecnica di rilassamento che vediamo? Passiamo da una situazione di contrazione muscolare, che non significa necessariamente fare degli esercizi di stress muscolare, ma da una sensazione, da una percezione di irrigidimento dei muscoli a una situazione di abbandono, rilassamento del corpo, del muscolo, del singolo muscolo, di tutto il corpo. Un esempio così diventa più semplice. Il palloncino. Il palloncino quando si gonfia, il palloncino quando si sgonfia. Quindi possiamo creare, come dicevamo, la tecnica qual è per introdurre un'attività di rilassamento. Creiamo una situazione fantastica che andiamo a descrivere ai bambini. Quindi, bambini, immaginiamo adesso di guardare su e ci sono dei palloncini che stanno volando su nel cielo. Questi palloncini sono belli, gonfi, gonfissimi. Quindi anche noi gonfiamoci come un palloncino. Quindi saremo, ad esempio, possiamo portare le braccia in posizione tonda sopra la testa o davanti al petto, sentire il nostro corpo gonfio, rigido, come se fossimo un palloncino che quando è gonfio è bello teso. Poi succede che questo palloncino, mentre sta volando nel cielo, quindi si sta muovendo. Quindi immaginazione, immaginiamo la situazione del cielo, dei palloncini che sono nel cielo. Percepiamola sul nostro corpo, la situazione e la posizione del palloncino gonfio, che quindi è rigido, è teso, l'elastico di cui è fatto il materiale di cui è fatto il palloncino quando viene gonfiato è bello teso. Quindi la stessa sensazione adesso la proviamo sul nostro corpo, assumendo una posizione che ci faccia assomigliare a un palloncino gonfio. E può essere con le braccia verso l'alto, può essere con le braccia in avanti, come dicevamo, una forma rotonda come quella di un palloncino, che però è teso e quindi i nostri muscoli sono tesi. E proviamo a farci trasportare dal vento che sta facendo volare questi bellissimi palloncini nel cielo, quindi anche noi muoviamoci, ma siamo leggerissimi perché siamo dei palloncini pieni di aria e quindi questa sensazione di lasciarsi cullare dalle onde fino a quando c'è uno scoppio. Questo palloncino viene bucato da un ramo di un albero piuttosto che da un filo spinato, piuttosto che arriva a impattarsi contro uno spillo. E cosa succede? Avete mai visto un palloncino quando scoppia? Che improvvisamente esce fuori tutta l'aria e quello che era rigido, il materiale del palloncino che era bello rigido, diventa tutto completamente rilassato. Quindi mentalmente dobbiamo portarci a quella situazione e da un punto di vista fisico il nostro corpo deve riprendere quel tipo di situazione, quindi sentirci prima rigidi, i muscoli belli tesi perché
che siamo come un palloncino bello gonfio e poi completamente rilassati. Sgonfiamoci come un palloncino, buttiamo fuori l'aria dalla bocca, cadiamo giù completamente rilassati. Dobbiamo sentirci completamente rilassati come un palloncino che è appena scoppiato e si è quindi adagiato al pavimento. Quindi, come vedete, passiamo da una situazione di contrazione. Questa è una tecnica di rilassamento a una situazione di completo abbandono, il palloncino. Oppure l'altro esempio che vi facevo, il gelato. Il gelato è quando è appunto bello appena fatto, è di ghiaccio, quindi è bello rigido, ma se lo mettiamo al sole si scioglie e quindi la stessa cosa la riprodurremo sul nostro corpo. Grazie Paola, proviamo con i bimbi in diretta, molto bene. Grazie. Fammi sapere cosa succede. Ad esempio il gelato, bimbi, immaginiamo di essere un gelato, di che colore, di che sapore? Ecco, sfruttiamo l'immaginazione, andiamo a lavorare su anche le percezioni multisensoriali, perché se io con l'immaginazione lavoro e immagino la situazione del gelato, mentalmente vado ad allenare la mia mente ad un'attività di concentrazione perché sto focalizzando l'attenzione su una cosa, il gelato. Devo ancora di più settare nell'ambito di questa immaginazione un elemento più specifico. Non mi basta che pensate solo al gelato, dovete anche dirmi di che sapore, di che gusto è questo gelato, perché dovete percepirlo questo gusto. Questo è un ulteriore lavoro che va sempre più nella direzione di canalizzare l'attenzione. Ancora, questo gelato è una pallina di gelato molto grande o molto piccola? E quindi li lasciamo sperimentare questa situazione, ma è bella, tutta gelata appunto, quindi è bella rigida questa pallina di gelato. Ora, esatto, al cioccolato. Ora immaginiamo di aver lasciato questo gelato al sole. E quindi questa pallina di gelato si comincia a sciogliere sempre di più. E quindi se tutto il nostro corpo era una pallina di gelato, adesso piano piano andiamo a rilassare il nostro corpo immaginandoci come fa il gelato quando si squaglia al sole, che diventa liquido, non è più rigido, ma diventa completamente liquido fino a cadere, si trasforma in piccole gocce fino a cadere giù. E quindi il nostro corpo si abbandona al pavimento. Michelina dice: questa attività del palloncino con i bambini del nido la presento sotto forma di cerchio che si allarga e si restringe. Assolutamente sì, anche questo è un modo per rappresentare per i bambini piccini ancora meglio il palloncino che si gonfia. Ci apriamo nel cerchio che si sgonfia e veniamo tutti avanti. In una situazione di lavoro individuale possiamo appunto utilizzare questa stessa immagine dove ogni bambino lavora su se stesso e quindi sulla consapevolezza e sulla focalizzazione di questa situazione del palloncino che si gonfia e poi si sgonfia. Molto simile è anche il burattino, se ci pensiamo, il burattino che ci consente anche di fare un altro tipo di lavoro, oltre a lavorare sulla tecnica contrazione e rilassamento, perché siamo come dei burattini. I burattini sono di legno, sono appesi ai fili, sono rigidi, quindi immaginiamo che sui nostri polsi ci sono dei appunto dei fili che ci tengono su e quindi ci reggono le nostre braccia e siamo quindi dei burattini appesi ai fili. I burattini sono di legno, quindi sono rigidi. Poi succede che questi fili vengono tagliati e cadiamo giù. Attenzione, le gambe dei burattini sono di legno, non si spezzano, rimangono tese. Aggiungendo questo elemento, andiamo a lavorare anche sull'ulteriore aspetto dell'allungamento del muscolo, dell'allungamento delle gambe. Quindi porteremo il busto giù quando diciamo che tagliamo i fili. Cadono, lasciamo cadere le braccia, lasciamo cadere il busto in avanti, la testa, teniamo le gambe tese e sentiamo l'allungamento delle gambe.
esempio, giocando proprio su questi aspetti, ho ideato le filastrocche per rilassarsi, che sono appunto delle piccole filastrocche che agevolano questa attività di rilassamento. Le ho ideate in formato PDF e possono essere stampate, come ad esempio quella che vi mostro. Non so se riuscite a vederla. Quindi delle piccole card, dove poi trovate anche per ogni card, per ogni filastrocca, il video dove vi dimostro i movimenti e ho registrato anche la mia voce con l'audio che potete utilizzare per accompagnare il rilassamento, dove appunto la filastrocca sul palloncino in forma di filastrocca ci aiuta a vivere questa sensazione di passare dal palloncino gonfio al palloncino sgonfio. Ho anche quella del gelato, ad esempio, un'altra filastrocca dove sempre sulla stessa sensazione che abbiamo visto, cioè quella di passare da un gelato che è prima bello rigido, poi un gelato che si squaglia al sole, la filastrocca accompagna i movimenti, quindi sulle parole fare via via i movimenti. Non so se riuscite a vederla, dopo comunque vi faccio vedere l'anteprima della pagina. Quindi, questo tipo di tecnica è una prima tecnica di rilassamento. Andiamo a vedere un'altra tecnica di rilassamento. L'altra tecnica di rilassamento sono i dondolii. Con questa tecnica abbandoniamo il corpo o singole parti a un movimento oscillatorio. Quindi un'altra tecnica è questa del dondolio. Paola, Maria, le filastrocche dal mio sito Rosa Cipriano trovate l'accesso allo shop e lì trovate tutte le risorse disponibili, tra cui anche le filastrocche per rilassarsi, che sono divise in due raccolte, ogni raccolta ne contiene 10 e per ogni filastrocca trovate il video e il file PDF per stamparvi poi le card, possono essere utilizzate, ecco, nell'ambito di quello che dicevamo, costruiamo l'ambientazione, diamo ai bambini una ambientazione per immedesimarsi nella situazione che stiamo raccontando. Quindi magari, ecco, sfogliare la card, bambini, andiamo a vedere il nuovo gioco di rilassamento, prepariamo la card, guardate, questa è la card dei palloncini, facciamo il gioco di rilassamento del palloncino. Cosa ci dice la filastrocca? Prima la ascoltiamo, poi la recitiamo, poi la facciamo, ci muoviamo e quindi facciamo i movimenti abbinati alla filastrocca. Quindi c'è il primo momento in cui spieghiamo ai bambini il senso di questa filastrocca. Bambini, adesso facciamo il gioco di rilassamento del palloncino con la filastrocca. La leggiamo e poi insieme a loro facciamo i movimenti. Quindi sul sito rosacipriano.it, poi dopo vi do tutti i riferimenti. Andiamo, vi dicevo, all'altra tecnica, quella del dondolio. Dondolarsi anche a noi adulti, no? Ci provoca sicuramente un rilassamento nei bambini, ancora di più perché ricorda il dondolio che hanno vissuto nel grembo materno e quindi è sicuramente un'altra tecnica che agevola il rilassamento e quindi lasciarci dondolare. Attraverso il gioco dondolarsi può diventare imitare un tronco di un albero che rotola e quindi rotola, cade da un precipizio fino a rallentare questo rotolamento con un lieve dondolio. Il dondolio di una sedia a dondolo, il dondolio di una nuvola. Bambini, immaginiamo di stare sopra una nuvola e di lasciarci cullare dal vento che soffia. E quindi ci lasciamo cullare dal vento e questo oscillarsi può essere in avanti, indietro, da un lato e dall'altro. E quindi, se
Sempre visualizzare quella l'immagine che abbiamo fantasiosa, che abbiamo appunto introdotto. Se parliamo di una nuvola, bambini, immaginiamo di stare su nel cielo, di trasformarci in delle soffici nuvole. Anche qui, per agevolare l'immaginazione, aiutiamoci con la descrizione. In questo senso, quindi, magari la filastrocca può aiutare perché le parole della filastrocca vanno proprio a lavorare in questo senso, a dare degli input linguistici tali che io posso effettivamente immaginarmela la situazione. Se io ti dico una nuvola, però ti dico anche una soffice, bianca nuvola, è come la panna, è morbidissima. Quindi tutto questo, il mio parlare e il mio descrivere aiuta a immaginare meglio la situazione e quindi a focalizzarmi meglio mentalmente e poi fisicamente nella situazione descritta. Quindi il dondolio è un'altra tecnica. La sedia a dondolo, immaginiamo di stare su una sedia a dondolo e quindi possiamo stare seduti con le gambe appunto piegate, i piedi uniti e dondolarci mantenendo le caviglie. Quindi anche questa è un'altra tecnica che agevola il rilassamento. Ancora un'altra tecnica è lo stiramento e l'allungamento. Vale a dire, appunto, attraverso l'allungamento, io creo una situazione di rilassamento. Allungare il corpo significa, tenere la posizione e poi lentamente allentarla. Quindi, in questa tecnica di stiramento e allungamento, possiamo ad esempio utilizzare l'immagine del gatto. Il gatto, anche questo ad esempio per il gatto, ho predisposto una filastrocca dove il gatto, immaginiamo di essere un gatto che si racchia e quindi il tipico movimento del gatto che appunto curva la schiena. E poi spingo giù la schiena e allungo, mi agevola in questa tecnica di allungamento. Un'altra tecnica, è quella di immaginarsi di raccogliere un frutto da un albero. Per un bambino agevola il rilassamento, questa situazione in cui diciamo bambini, ad esempio io in una filastrocca ho immaginato allungarci per prendere dei limoni su un albero di limoni. Perché ho scelto i limoni? Ovviamente possiamo scegliere qualsiasi tipo di albero, di frutto, perché sempre in questo lavoro anche multisensoriale, in questo lavoro di focalizzazione che ci consente di rilassarci a più ampio spettro, il profumo dei limoni. E quindi immaginiamo di allungarci verso l'alto per raccogliere dei limoni che sono posizionati sull'albero, strizzare i limoni, perché anche questa sensazione di stringere forti i pugni ci fa anche appunto passare da questo stato di contrazione e rilassamento, perché io vado ad allungarmi, strizzo, immagino di strizzare i limoni e poi rilasso completamente, quindi vado a scuotere le mani, perché con lo scuotimento si crea comunque rilassamento, vado a scuotere le mani per rilassare, quindi sono passata da questa sensazione di stretta forte a una sensazione di completo abbandono, di rilassamento. Questa sensazione di allungamento verso l'alto per prendere i limoni, la respirazione, perché attraverso immaginando di sentire il profumo dei limoni, vado ad inspirare con il naso, immaginiamo anche di sentire questo profumo di limoni e poi di espirare. Quindi siamo attuando in questo modo una serie di elementi che vanno a lavorare contemporaneamente su più aspetti che agevolano il rilassamento, perché abbiamo l'allungamento muscolare, il passaggio da strizzare un limone ad abbandonarlo completamente, ad abbandonare le mani, scuoterle, quindi contrazione e distensione.
Passiamo anche ad un lavoro multisensoriale e lavoriamo sulla respirazione, quindi inspirando per sentire il profumo dei limoni. Marina diceva, questa tecnica del dondolio sulla sedia si può fare anche a scuola mentre siamo seduti. Sì, anche se diciamo che poiché il dondolio, che intendo, quello della sedia a dondolo di cui parlavamo prima, è un dondolio che è necessario percepirlo con tutto il corpo. La posizione migliore è quella di stare seduti al pavimento e quindi di lasciarsi dondolare, perché magari sulla sedia siamo più bloccati perché il dondolio poi temo di cadere, quindi non è libero come movimento. L'idea invece è sempre quella di creare una situazione di libertà fisica, di impicci, quindi non abbiamo diciamo, strumenti, attrezzi, impedimenti che ci inibiscono poi un rilassamento effettivo del corpo. Quindi il consiglio è magari di provarlo, ovviamente va bene qualsiasi cosa come dicevamo per rilassarsi. Per arrivare però ad un rilassamento effettivo del corpo ed effettivo rilassamento effettivo del corpo sentito, percepito e consapevole, conviene farlo da seduti sul pavimento il dondolio. Paola diceva l'effetto sbadiglio è garantito, assolutamente devono sbadigliare, quindi ben venga lo sbadiglio. Vi accorgerete che facendo queste attività i bambini naturalmente sbadiglieranno ed è giusto che sia così. Perché è liberatorio, significa che il corpo è assolutamente arrivato a uno stato di rilassamento, quindi ben venga. Deborah dice la tecnica albero di limoni va fatta da seduti, questa io l'ho realizzata con la filastrocca in piedi e in generale le tecniche di rilassamento dove immaginiamo di prendere un frutto da un albero, poiché sono finalizzate all'allungamento muscolare, è meglio farle in piedi. Ma nulla toglie che se siamo seduti e vogliamo allungare la parte alta del corpo, possiamo anche farlo allungando la parte alta del corpo e quindi diciamo limitandoci solo a questa parte del corpo. Quindi semplicemente allungo il braccio, vado più su quanto più su è possibile, quindi sento distendere tutta la parte del corpo e poi rilasso. Va bene anche da seduti, diciamo che è più completa farla in piedi perché sento anche l'allungamento delle gambe. Ad esempio, nella filastrocca, sull'albero di limoni, sono passata da una situazione di allungamento dove prendevo in piedi, dove prendevo, il limone dall'albero. Poi la sensazione di contrazione e rilassamento mentre lo strizzo, fino a un completo abbandono del corpo, dove una parte alla volta, dalla testa, dalle braccia, dalle mani, completamente vado giù, quindi arrivo giù in una fase successiva. Però nulla toglie assolutamente che possiamo anche farla appunto da seduti. O ancora l'allungamento, un'altra tecnica che diciamo funziona è quella della formichina, che ci consente anche di fare un altro tipo di adottare anche un altro tipo di tecnica, che sarebbe cioè la tecnica dell'automassaggio. Formichina, immaginiamo che c'è una formichina che viene sul nostro corpo, quindi con le dita che camminano sul nostro corpo, immaginiamo questa formichina che viene lenta sulla nostra testa, eccetera, poi viene sulle nostre gambe, quindi da seduti, portiamo le dita delle nostre mani lungo le gambe, facciamo questo piccolo automassaggio fino ad arrivare a toccare i piedi e quindi a tenere questa posizione di stiramento muscolare. Quindi andiamo a lavorare con entrambe le tecniche di allungamento muscolare e di automassaggio, che è un'altra tecnica di rilassamento, come adesso vediamo. I massaggi e gli automassaggi sono un'altra tecnica di rilassamento, come quella appunto che vi dicevo della formichina. Ed infatti il massaggio su se stessi o anche a coppie, possiamo farlo fare a coppie tra bambini, possiamo fare appunto
immaginare appunto di trasformarci ad esempio nell'impasto di una pizza e quindi un bambino è fermo e l'altro o dietro la schiena oppure il bambino è disteso e l'altro immagina il suo corpo come l'impasto di una pizza. O ancora questo automassaggio del viso, della testa, delle orecchie, delle mani e dei piedi, o accoppia il disegno sulla schiena. Anche questa è un'attività molto rilassante, dove semplicemente diciamo al bambino, un bambino sta seduto, l'altro bambino dietro, con un dito gli tocca la schiena e immagina la sua schiena come se fosse quella di se fosse la tavolozza di un pittore. Una cosa importante durante i massaggi è evitare di fare il solletico, perché altrimenti non è più un'attività rilassante, ma diventa un'attività stimolante e quindi non è finalizzata al rilassamento. Diverso invece un massaggio che ovviamente sia un massaggio anche fatto con delicatezza, con spirito di gioco. Sappiamo bene che il toccarsi, a parte che molti bambini non sempre sono propensi a questo tipo di approccio al tocco, ed è comunque un'attività sempre molto molto delicata, quindi da fare con estrema delicatezza, da approcciarsi in modo giocoso, quindi certo per evitare insomma possibili situazioni spiacevoli, quindi sempre con un atteggiamento delicato e di gioco. Io preferisco di solito fare l'automassaggio, cioè incentivare con dei piccoli appunto stratagemmi, come può essere quello della formichina, ad esempio, nella filastrocca della formichina, non so se riuscite a vederla. Ad esempio, io ho immaginato che siamo all'ombra di un alberello, quindi siamo seduti. Immaginiamo di stare all'ombra di un alberello e arriva all'improvviso una formichina che passa sul mio corpo. Questo automassaggio, anche che provoca una piccola risata liberatoria, diventa un'attività di consapevolezza corporea, di rilassamento corporeo. E quindi in questo senso può essere agevole. Ancora, un altro elemento sono i giochi di respirazione. La respirazione è ovviamente un altro elemento fondamentale che agevola il rilassamento e per la respirazione, sapete bene che ci sono diversi tipi di respirazione, anche qui possiamo usare diverse tecniche. Simona, mi chiedevi delle slide? Sì, ve le mando sulla mail. Chi è interessato, basta che mi scrivete, mi ricordate la mail. Simona, forse la tua sicuramente ce l'ho già. Se me la ricordate, ve la invio assolutamente in PDF. Vi invio le slide. Quindi vi dicevo, la respirazione è un altro elemento fondamentale. Ci sono diverse tecniche di respirazione. Possiamo fare la respirazione alta, quella che riguarda le nostre costole, che prevede appunto inspirando si aprono verso l'esterno e espirando si chiudono, la cosiddetta respirazione a fisarmonica. Quella addominale, dove inspirando gonfio la pancia ed espirando la sgonfio. Ad esempio, per incentivare la respirazione addominale, ho creato la filastrocca della barchetta, dove immaginiamo, in realtà l'ho fatta proprio realizzare, perché diventa così più carino fare una barchetta di carta da appoggiare sulla pancia e andiamo ad allenare la respirazione appunto addominale, dove inspirando gonfio e quindi la barchetta sale, espirando butto fuori l'aria dalla bocca e la barchetta quindi scende perché la pancia si sgonfia. È un'altra tecnica di respirazione. O ad esempio, nella filastrocca il soffio, ho unito diversi tipi di soffi, perché possiamo soffiare su un fazzoletto, diverso il soffio che facciamo quando spegniamo una candelina, ancora più diverso il soffio quando imitiamo il vento, il soffio del vento, il soffio su una piuma è invece ancora più leggero, quindi anche esercitarci alle diverse gradualità, alle diverse
la diversa forza che impieghiamo per soffiare, per buttare fuori l'aria, anche quello è un allenamento sulla respirazione che può essere utile nei bambini. Quindi soffiare un fazzoletto piuttosto che soffiare piuttosto che soffiare una candelina, piuttosto ancora che soffiare come il vento, come vi dicevo, o ancora sbuffare. Lo sbuffo, anche quello liberatorio, ma è uno sbuffo ed è ovviamente diverso. Quindi è un'altra tecnica, come vi dicevo, quella del respiro. Il fiorellino, il palloncino stesso, gonfiamo e sgonfiamo un palloncino, candelina, quindi immaginiamo di soffiare una candelina. E quindi allenare appunto anche il soffio. Ma come vi dicevo, le tecniche di rilassamento, le attività di rilassamento per bambini sono diverse. Scusate, a volte va in nero la slide, ora la rimetto. Come dicevo, ci sono tante tecniche di rilassamento. Ad esempio, un giochino che possiamo fare quando sono sul banco e sanno semplicemente, si sono, insomma, gli vogliamo dare un'attività per riposarsi, diremo: bambini, col nostro dito disegniamo sul banco, facciamo la forma della nuvoletta col nostro dito. Accovacciamo, portiamo le braccia una sopra l'altra e semplicemente poggiamo le braccia sulla nuvoletta e poggiamo la testa sulle nostre braccia. Semplice, li facciamo semplicemente rilassare, quindi non andiamo appunto a ulteriormente dargli altre attività. Appunto, le altre tecniche di rilassamento può essere i giochi sensoriali, creare l'angolo rilassante o l'immaginazione guidata, che è un altro elemento, molto importante, quella dell'immaginazione guidata, cioè quella che un po' abbiamo visto durante i vari esempi, cioè di dare un'immagine sulla quale focalizzarsi. E quindi focalizzandosi su quell'immagine, la mente si distende, si rilassa e quindi si crea appunto un'altra situazione rilassante. Allora, voglio provare a mettere in condivisione. Vediamo se riusciamo. Dovreste vedere la pagina delle filastrocche per rilassarsi, queste di cui vi dicevo, che ho ideato, e eccole qui. In questa pagina, aspettate, ecco, trovate appunto. Trovate le informazioni dal sito rosacipriano.it, accedendo allo shop trovate le informazioni per accedere a queste filastrocche, che possono essere uno strumento, come vi dicevo, utile per agevolare il rilassamento. Il palloncino, vedete, per ogni filastrocca trovate la introduzione, dove vi dico qual è la finalità di questa filastrocca, e poi trovate il video dove vi dimostro i movimenti. Guardate, ad esempio, qui il palloncino. Come vi dicevo, immaginiamo di essere un palloncino che vola su nel cielo. Quindi questo palloncino che si muove in modo libero, però è nello stesso tempo gonfio fino a quando cade giù e quindi si abbandona completamente al pavimento. E poi per ogni filastrocca, trovate il file PDF, che è quello che poi potete stampare, come vi dicevo, come vi ho mostrato oggi, che appunto è un file da poter stampare. E trovate anche il file audio dove io leggo la filastrocca. Quindi potete sia semplicemente usarla come sottofondo, con i vostri bambini, sia insomma, fargliela ascoltare dopo che hanno appreso i movimenti e li hanno realizzati, eccetera. E la stessa cosa per ogni filastrocca, questa della barchetta che vi dicevo,
dove appunto sono distesa e ho una barchetta sulla pancia e qui andiamo ad allenare il respiro. Anche qui sempre il file PDF e il file audio. Il pescatore, anche qui ci medesimiamo ad esempio nella figura del pescatore, ci immaginiamo di essere un pescatore sulla sua barca. Andiamo a lavorare normalmente in ogni filastrocca ci sono più tecniche contemporaneamente. Sicuramente c'è sempre la visualizzazione, cioè cominciare proprio perché dobbiamo necessariamente abbiamo a che fare con i bambini e dobbiamo accompagnarli gradualmente in questa attività. Andiamo quindi prima a creare una situazione fantastica, all'interno della quale quindi già andiamo a lavorare con l'immaginazione. Abbiamo detto che già l'immaginazione va a lavorare mentalmente su una predisposizione all'attenzione. Quindi immaginazione, costruiamo una situazione fantastica. All'interno della situazione fantastica sperimentiamo l'attività di rilassamento corporeo al quale si aggiunge sempre la respirazione, che è un elemento fondamentale, e ci sono poi varie tecniche che si vanno a intersecare. Simona, sono previste agevolazioni perché ha acquistato Cantaballo? In realtà ho previsto di estendere la promozione per le filastrocche, quindi avete la possibilità di ancora fino a fine mese di acquistarle al prezzo scontato. Quindi sì, se riuscite, insomma, potete approfittare di questa promo in modo da averle a prezzo scontato. Questo ad esempio è il pescatore, poi l'albero, ad esempio questa è la tecnica che dicevamo prima, l'allungamento del corpo, la rigidità e la robustezza dell'albero fino al completo abbandono del corpo, immaginiamo di abbandonare il nostro corpo, al rotolamento e al dondolio di questo tronco di albero. E quindi sempre trovate il video dove, come vedete io, mi rotolo, quindi ci rotoliamo immaginando di essere un tronco di albero che cade giù dal pendio. E il vantaggio della filastrocca è appunto quello, come vi dicevo, di avere da un punto di vista proprio del linguaggio, di avere un elemento più facilitato per accompagnare i bambini in questa attività di rilassamento, proprio perché il tipo di lavoro con i bambini necessariamente ci porta ad attivare più elementi per farlo rendere fruibile ai bambini. È complicato per noi grandi rilassarci, figuriamoci per i bambini, quindi dobbiamo dargli più elementi. Perciò vi dicevo, è importante la descrizione dettagliata, l'attenzione sui particolari, i bambini, il gelato, il sapore del gelato. Andiamo a immedesimarci in questa situazione. E poi accompagnarli quindi con le parole a questa sensazione di rilassamento, ad acquisire il rilassamento, ad acquisire con il corpo a lavorare in questa immedesimazione in quella situazione, perché se immagino di essere un tronco di albero, mi faccio trasportare come un tronco di albero. Quindi, come dicevo, con le filastrocche troverete anche quest'altro elemento che può essere utile per appunto insomma, aiutarvi e agevolarvi in questa attività di rilassamento, nelle proposte di rilassamento. La prima raccolta prevede le 10 filastrocche che sono il palloncino, la barchetta, il pescatore, l'albero, la fiamma, dove ad esempio immaginiamo di essere una fiamma, quindi di allungarci, in questo caso allungheremo le gambe, come la fiamma che poi si spegne e quindi anche qui arriviamo a una situazione di allungamento e poi rilassamento. La candelina, cioè immaginiamo di essere una candelina sulla torta, anche questa è un'attività che ci può aiutare a percepire il rilassamento perché immaginiamo di essere una candelina
che è lunga e sottile, ma nello stesso tempo cade su una superficie molto morbida, qual è quella della panna. Quindi i nostri salti saranno dei salti abbandonati, liberi, sciolti, per percepire questa sensazione. Il gelato, ma il mare, ad esempio, un'altra filastrocca è sul mare, quale migliore attività mentale per portarci a una situazione di rilassamento è quella del mare, e quindi le onde, i rumori del mare, percepire il calore del sole, no? Anche questi sono aspetti che facilitano il rilassamento. Ancora la pioggia, immaginiamo questa pioggia leggera che cade, una filastrocca che appunto ha come protagonista la pioggia, e infine una sul burattino. La seconda raccolta di filastrocche invece contiene la filastrocca sulla nuvola, quindi come vi dicevo, questa sensazione di dondolio dove attraverso la filastrocca imitiamo una nuvola, l'albero di limoni. Anche la tartaruga, c'è cioè la storia di Bea, una piccola tartaruga che si rannicchia nel suo guscio e poi si allunga. Quindi anche qui sperimentiamo le due contrapposizioni di rannicchiarsi e di allungarsi. La sedia a dondolo, il gatto come un missile, c'è cioè la filastrocca come un missile dove immaginiamo di essere un missile, quindi ci allunghiamo verso l'alto, ma il missile viaggia nello spazio senza gravità. Quindi ci sarà un movimento molto abbandonato, molto morbido. Il soffio e la filastrocca, come vi dicevo, dove sperimentiamo diversi tipi di soffi. Billy, il pupazzo di neve, anche questa è una tecnica, rientra nelle tecniche di rilassamento che abbiamo visto, dove da una situazione di rigidità, il pupazzo di neve, poi si scioglie al sole, un po' come fa il gelato. La formichina, che vi dicevo, porta a questo automassaggio e a questa situazione appunto di benessere su se stessi. E poi l'ultima è dedicata alla farfalla, quindi ai movimenti di una farfalla. E quindi questo insomma è un po' tutte le attività. Ragazze, grazie per questi bellissimi commenti. Volevo ok, ci siamo. Grazie Gabriella, grazie Anna, siete fantastiche, grazie. Quindi questo è un po' la sintesi del rilassamento in generale dei bambini. Mi faceva piacere condividere con voi questa distinzione e questo approfondimento sul rilassamento inteso, come vi dicevo, come consapevolezza corporea, come non semplicemente riposiamoci senza fare niente, dove anche quello significa rilassarsi sicuramente, ma siamo nell'ambito di una situazione di consapevolezza corporea, quindi di percepire su di sé cosa significa rilassarsi. Trovate quindi, come vi dicevo, le informazioni sul mio sito per quanto riguarda le filastrocche per rilassarsi. E ovviamente avete i miei contatti, quindi tra l'altro anche sul mio canale YouTube ci sono alcuni esercizi di rilassamento, come ad esempio un altro esercizio, ad esempio carino, che spesso si divertono a fare, è quello dello spaghetto. Perché anche lo spaghetto, trovate il video su YouTube, sul mio canale YouTube, trovate il video dove c'è questo esercizio di rilassamento dove immaginiamo di essere degli spaghetti. Perché ho scelto gli spaghetti? Perché è singolare come lo spaghetto crudo è bello rigido, ma poi quando diventa cotto addirittura lo possiamo attorcigliare. E quindi immaginiamoci prima di essere degli spaghetti crudi, quindi rigidi, e poi di essere cotti, quindi assolutamente morbidi. E addirittura lo spaghetto si può attorcigliare attorno a una forchetta, quindi magari a coppie i bambini possono tra di loro attorcigliarsi l'uno con l'altro immaginandosi di essere appunto uno spaghetto cotto che si attorciglia, quindi, oppure semplicemente distesi al pavimento ci attorcigliamo su noi stessi immaginandoci di attorcigliarci attorno a una forchetta come fa uno spaghetto quando è cotto. Quindi tutti i piccoli spunti che lavorano in questa direzione, consapevolezza delle capacità di rilassamento del proprio corpo. Quindi questo è importante. Un
un lavoro vero e proprio, quindi un allenamento che è fondamentale, che parta anche da noi adulti, quindi è importante che lo facciamo anche noi in modo da renderci poi conto anche di quali sono e le sensazioni che si percepiscono e come possiamo meglio attraverso il nostro esempio dimostrare ai bambini un rilassamento corporeo effettivo. Quindi è sempre importante sperimentarlo noi stessi. E educare anche a questo tipo di attività che fa parte della più grande famiglia, dell'acquisizione di un corretto stile di vita, di un corretto benessere, di una corretta proprio anche igiene corporea, perché fa parte proprio di uno stato di proprio benessere inteso come un qualcosa di basilare. Quindi di un'igiene corporea fatta di una corretta respirazione, di una capacità di allungamento e distensione muscolare e tutto questo. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati in tanti a seguire. Sì, ragazzi, io spero che rimanga registrata la diretta, così la mando anche, vi metterò insomma il link. Così possiamo rivederla e poi vi mando le slide. Grazie Giovanna. Sì, ho comunque in programma dei webinar in collaborazione con Tecnica della Scuola, come vi dicevo. Adesso settimana prossima ci sarà il webinar sulla matematica e il movimento, cioè vedremo dei giochi di movimento per imparare la matematica attraverso il corpo. Mese prossimo ci saranno altri due webinar con Tecnica della Scuola, uno generico sulla educazione motoria e uno invece specifico sullo yoga per bambini, che non significa che facendo quel webinar diventeremo insegnanti di yoga, è importante specificarlo perché ovviamente è un percorso diverso. Vi darò una serie di spunti su favole da trasformare in attività che introducono allo yoga, quindi sempre basate sul respiro, sulla corretta consapevolezza corporea, quindi è un tipo di attività da integrare insieme a tutte le altre attività che già proponete, insomma, ai vostri bambini. Paola, mandi le notifiche? Sì, in realtà troverete anche le info sulla pagina Facebook. Se seguite la pagina Facebook troverete le informazioni. I webinar che conduco in collaborazione con la casa editrice Tecnica della Scuola sono poi gestiti direttamente da loro, quindi potete andare sulle pagine per prenotarvi e tutto quanto, in quanto sono appunto realizzati in collaborazione con Tecnica della Scuola. Sì, Paola, quelli ti dicevo, quelli con Tecnica della Scuola sono corsi riconosciuti MIUR, quindi sì, avrete insomma l'attestato, quindi sono validi per la formazione anche docenti. Bambini tra i 6 anni, sì, Gabriella, assolutamente sì. Nei prossimi webinar troverai tanti spunti anche per quella fascia di età. Giovanna mi chiede i precedenti webinar in differita. No, quelli che realizzo con Tecnica della Scuola non è possibile seguirli, cioè una volta che si è chiusa l'iscrizione non è possibile seguirli, però periodicamente vengono riproposti nuovamente. Quindi ti basta rimanere aggiornata sulla pagina o se mi lasci la mail ti manderò le newsletter via via. E quindi troverai poi tutte le informazioni tranquillamente. Mi ha fatto un sacco piacere conoscere tantissime di voi e vi sono davvero grata per la vostra attenzione. Mi ha fatto piacere, spero insomma di avervi dato degli spunti interessanti. Faccio questa attività con tantissima passione, quindi davvero ho sempre voglia di creare soprattutto nuove attività, nuovi spunti che possano aiutarci nella pratica quotidiana con i bambini
Sono loro, devo dirvi la verità, la mia principale fonte di ispirazione. Ogni volta che sono con loro, mi danno sempre nuove, occasioni e nuove opportunità di creare, qualcosa di nuovo. Certo, il momento è molto, molto complicato e quindi sì, mi sono posta effettivamente, mi sono concentrata sul fatto di dare qualcosa e di dover organizzare anche le attività. E forse può essere anche uno stimolo importante per ritornare un attimo su se stessi, quindi anche con i bambini, aiutarli a un lavoro più personale, quindi più consapevole, prima di arrivare a giochi di squadra, a giochi di gruppo, a giochi di contatto. Quindi ripartiamo da noi stessi, magari può essere questa un nuovo punto di partenza, o no? Che ne dite? Grazie ragazze. Allora vi saluto, spero di rincontrarvi presto, anche se magari solo virtualmente, e per qualsiasi informazione potete trovare i miei recapiti, potete scrivermi, va bene? Ciao, vi mando un grosso abbraccio e a presto.